Buonasera, bentrovati cari spettatori, grazie per averci seguito nella nostra puntata, nella nostra prima puntata. Qui con me c'è Antonio Cristiano. Buonasera. Attore, regista, dipittore. Un po' di tutto. Anche cantante. Bene, quindi livornese, tifoso del Livorno. Tifoso del Livorno, apro una parentesi, però la mia squadra preferita è un bambino di 9 anni, compiuto il 19, che è mio nipote, e che fa il calciatore. Dove? Nel Pic. Nel Pisa. No. Ah, no. È un paradosso. Academy. Ok, vabbè, comunque. Sì. È una nuova leva, sarà. Sì, speriamo sia il futuro del calcio italiano. Speriamo, dai. Quindi, livornese di adozione o di nascita? Adozione. Di adozione, ok. E niente, qui... Questa trasmissione, noi te non sai niente, non ti chiediamo. No, non so nulla. Qui te sei il protagonista, il regista è il tempo. Qui c'è un timer che scandisce le mie domande e le tue risposte. Okay? Hai all'incirca 3 minuti per ogni argomento. Sì. Gli argomenti li abbiamo scelti noi. Abbiamo un po' stalkerato il tuo Facebook, i tuoi social per vedere un po' cosa potevamo trovare di te. E dici in 10 secondi, parlaci un po' di te. Ma senti, io nasco a Taranto, sì. Taranto per dire una città, ho vissuto il primo anno a Ischia e poi a Livorno. Livorno sono approdato a Caletta, è una località livornese, e lì, da lì intorno al 47 poi ritorno solo direttamente a Livorno e da lì non mi sono più mosso. No, sei venuto qui stasera. Sì, sono venuto qui stasera, anzi mi sono anche un po' perso per la strada. Di Livorno, benvenuto a Pisa. Ecco, appunto, è questo. Senti, guarda quella foto, dimmi cosa beh, ti ricorda. Questa è una foto di tre dimensioni, una corrente pittorica che ho preso così, di petto. Tutti mi hanno detto, ma hai copiato Viareggio? No, non ho copiato Viareggio, perché Viareggio fanno gare allegorici e basta. Io invece... Qui ci metto dell'anima, ci metto me stesso, come per questo, in questo caso qui, questo quadro raffigura me, che faccio la linguaccia, infatti si intitola l'opera La Linguaccia. Ed è fatta con la carta. Con la carta, però la cosa più bella è che ho ritagliato tante parole di giornali. E me ne sono incollati uno per uno. È già una forma di riciclaggio. Sì, di riciclaggio, riciclaggio, in cui ne ho fatti 7 opere di queste. Naturalmente sembra che il 7 sia un numero che mi perseguita, per cui ho fatto 7 di questi qui, ho fatto 7 opere ultime dedicate ai più grandi artisti del mondo, partendo dal Caravaggio, andando a finire a Botticelli e tanti altri autori. Tutti di quell'epoca, tra il 400, il 300, il 600 e il 500. Per cui ho fatto degli omaggi e ne ho fatti 7. Quindi ho fatto poi 7 quadri che percorrono un periodo di tempo, insomma, tutte le mie correnti pittoriche che io ho voluto seguire porto tutti il numero 7. Quindi... Poi verrai 7 volte qui. Poi verrò 7 volte qui da voi. Senti, quindi cos'è? Per piacere. In pochi secondi, cos'è la pittura per te? Tutto. La pittura è vita, perché mi ha dato la vita, la pittura. Mi ha dato la vita perché io ho avuto insomma, delle difficoltà quando ero bambino, quando ero piccolo, per cui grazie alla pittura che io mi sono espresso e fatto anche alcuni, fino alla quinta elementare praticamente, l'ho vissuta facendo disegni alla lavagna, parlando attraverso un disegno. Non sto a parlare di tutto questo argomento perché è uscito un libro sulla mia vita, scritto da Gloria Benini, che si intitola Il sopravvissuto, in cui rispecchia completamente tutta la mia vita, da quando sono nato fino ai giorni d'oggi. Okay. E quindi io penso di trovarlo questo libro qui perché credo che Lamberto diceva, ora l'ho ordinato su Amazon, quindi gli arriverà. Quindi, ecco.
Ecco, questa è la bella foto, questa è una foto... Qui si parla di cinema, c'è una cinema, telecamera, sì, su un binario, il classico carrello. Sì, è una telecamera che Sergio Scioni è l'operatore, in questo caso qua. Il film è Un uomo chiamato Mark, dedicato all'ultimo dei grandi dell'800. Sì. Per cui è stato veramente un grande uomo, che io ho conosciuto personalmente, e lui personalmente mi ha comprato anche due quadri miei al Premio Rotonda. Ah, beh, io sono 49 anni che sono un organizzatore del Premio Rotondo, oltre ad essere pittore per 49 anni alla Rotonda. Lui mi ha comprato due quadri perché dice: tu per me sei uno dei più bravi naif che io abbia mai incontrato. Beh, perché è un bel complimento, sì, una bella soddisfazione. Sì, da questo no, grande maestro. Qualcosa, specialmente quando la gente maestro se ne intende. Ora, infatti, grande io maestro. Non mi intendo di pittura, no. Non sono mai stato portato a queste cose. Se ti dicessi bravo, ma il bravo mio... Sì, ma no, ma in ogni modo credo di essere anche abbastanza noto, perché ho girato quasi tutta l'Italia io con la pittura, per cui... C'è stato un periodo di tempo che la pittura andava anche molto, sì, andava molto, ora invece con questa crisi che è venuto a romperci l'anima. Un po' la crisi, poi un po' la crisi, poi sempre di più, ce ne sono tanti, poi ci sono anche quadri, insomma, non voglio dire minori, perché minori siamo tutti minori, che anche me compreso e quest'altro, però ci sono gente che fanno dei quadri commerciali. Il problema dei pittori è che diventano tutti famosi dopo morti. Sì, dopo morti. Si sì. Non si gode neanche la fama. Però io questa volta però un fatto l'ho deviato. Quello di avere un romanzo che parla di me da vivo. Da, quindi questo è già qualcosa. È già qualcosa. Qui poi siamo circondati da quadri. No? Sì, qui c'è un grande maestro che avete qui dentro in questa televisione, che è Ermanno Venanzi, per cui io è un pittore che ammiro moltissimo, anche abbastanza quotato, diciamo, quotato, bravissimo, e poi diciamo abbiamo collaborato insieme, siamo stati a Livorno insieme, quindi è veramente un grande, ecco. Senti, nulla, qui fra poco si cambierà argomento. Anzi, l'unica cosa che mi è piaciuta di Venanza cos'è? Cosa? Che pitturavo con due pennelli, sì, una a destra e una a sinistra. È grandissimo, io non ci riuscirei mai, lui ci riusciva. Quei tre signori lì dietro, sì, chi sono? Due signori e una signora. Allora, una signora, non la sì, no, quella è una grande attrice. Cioè Gianluca Magni. Gianluca Magni e Serena Bilancieri. Serena Bilancieri, che è un'attrice quotata, molto brava, bella oltretutto, bella, veramente è un viso che è un angelo. Gianluca Magni è un buon attore, è un buon attore. Però Gianluca Magni ha fatto Carabinieri, ha fatto sì, cose, diciamo, sì, ha fatto qualcosa, ora di preciso non lo so. So che sono una cosa sola, che lui ha fatto un film dove io ci ho lavorato, mm-hmm, e naturalmente ero entrato nelle grazie di questo grande regista che è scomparso circa due mesi fa, si chiama oddio, Giulio Negri, ecco, cioè, sul genitore, perché ogni tanto i nomi vanno perdendosi nell'aria. Giulio Negri, che è figlio di un grande regista italiano, Negri, che lui è quello che faceva, cioè è nato all'epoca del cinema muto. Del muto. Per cui lui... Un regista di famiglia, diciamo. Un regista di famiglia. Figlio d'arte, regista, sì, di famiglia. E il figlio, invece, il figlio di questo... Di questo Giuseppe Negri non vuole saperne, no, ci ho parlato io in occasione delle condoglianze, insomma, della perdita del padre, ho detto io, ma prenderei tu il posto di papà a fare il regista, perché era molto bravo questo Giulio Negri a fare il polizieschi, veramente molto bravo, un regista in gamba. Dice, no, non mi parlare di regia perché io proprio sono completamente zero, non ci capisco niente. Ambirà un posto fisso e sì, senz'altro sì, guadagnerà il pane con meno infatti, di più. Infatti, e non in modo... La televisione è dura. È dura, io lo vedo... La foto lì in che occasione è stata fatta? Allora, questo è stato fatto un ricreatore di un film che ho fatto un promo per vedere come poteva poi nascere il film, in cui si intitola... oddio, mi sfugge sempre il nome.
una foglia al vento, ecco, una foglia al vento. Abbiamo suggeritori. Il suggeritore, comodo, accidenti, il suggeritore, e questo film parla di calcio, guarda caso, è una storia di calcio, dove io interpreto un vecchio presidente, e Gianluca Magni invece è un calciatore. No, non è un calciatore, qui è un delinquente. Ah, diciamo. No, addirittura. Era sì. Meglio la catapalla. Sì. Era un delinquente. Lei si innamora di questo fascino, di questo Latin Lover, che oltre ad essere un delinquente si atteggia anche al Latin Lover, ma sfortunatamente non è andato ancora in porto. È stato fatto un promo. Invece qui, quest'altra foto. Ecco, invece questo è questo, Pietro Fornaciari e Maurizio Ieri, due grandi amici. Pietro Fornaciari l'ho visto piccolino. Livornese Doc, anche lui. Sì, Livornese Doc. Figatato, abbiamo fatto insieme Ovo Sodo. Sì. Lui è il protagonista. Di Virzì. Lui è il protagonista, io invece sono un carcerato che esco dalle carceri di Livorno. Quindi anche lui è un carcerato, poi va in carcere. Anche lui nel film ci troviamo insieme e poi si esce insieme tutti e due e andiamo dai nostri cari, lui dalla moglie che c'è un bambino e io da uno zio che mi trasferisce a casa sua. Quindi, poi invece tutti e due loro hanno fatto un film mio, che è appunto Giovanni Marco, dove abbiamo vinto, cioè il film ha vinto il Cinefest, non sì. È l'Oscar, no, è il Cinefestival di Ceccano, che però è stato per, la giuria ha operato a Roma, del Cinefestival di Roma, e la premiazione è stata fatta a Ceccano, a Teatro Antares, dove Nino Manfredi ha mosso i suoi primi passi. Storico. Un teatro storico. Una pedana. E per me bene. È stato un grandissimo onore essere stato premiato lì e portare a Livorno questa statuetta durante una manifestazione di un film di un nostro amico. Ecco, questa sì, è la statuetta che rappresenta la Sociara. Ah, la Sociara. Quindi, poi, qualcosa di molto importante. Sì, molto importante. Infatti è uno dei tre film importanti. Perché il primo è l'Oscar, no, ci ho preso il premio Troisi, il premio europeo Massimo Troisi, che è un film che parla di vernacolo livornese. Famoso vernacolo. Perché io vengo... è rimasto solo vernacoliere del vernacolo. Sì, e basta. Perché ora anche Pancaccini si è ritirato perché ormai ha superato gli 80 anni e poi è rimasto infelice perché gli hanno amputato le due le gambe, quindi non può alle più, anzi gli faccio sempre ancora tutte le volte che parlo di lui in televisione, gli rinnovo sempre gli auguri. Certo, il futuro, gli saluti, perché è stato un grande, insomma, è stato uno dei più grandi autori livornesi, figlio praticamente del vernacolo, e lui è di Beppe Orlandi, di quel che ha inventato il vernacolo, dove io ho fatto anche la scenografia, perché essendo pittore certo. Mi hanno invitato anche a fare delle scenografie. Non so fare un 3 su un quaderno a righe, quindi a me non mi chiamerebbe. La rivolta a Montenero e gli sfollati, che sono due grandi commedie di Beppe Orlandi, perché Beppe Orlandi sta come Cossoli, si chiama con un napoletano, Edoardo De Filippo, sì? Per Napoli, quindi hanno una similitudine tutte e due. Invece qui sono, ecco la presentazione del libro di Sopravvissuto, lei è l'autrice di questo libro, Gloria Benini. Il signore è un titolare di un locale dove abbiamo fatto la presentazione del libro. Naturalmente quel barbuto lì, quel maledetto cristiano, insomma, che senti. Tutti conoscono e che sono io sottoscritto. Lei è stata quasi più di 2 mesi, anche 3, credo, una volta a settimana ci si incontrava e io gli raccontavo la mia storia. Ma la mia storia non è che io perché ne sapessi tanto della mia storia, erano gli altri che sapevano che... La tua storia come la racconti? Che ero, appunto. No, però era una storia che ho vissuto grazie a delle persone che ne hanno parlato e che anche pubblicamente hanno parlato.
E infatti lei, la grande scrittrice che è, perché è veramente brava, ha creduto fino all'ultima parola di quello che dicevo io. Però ha preso un giorno la sua macchinina, è andata a Caletta e ha intervistato tutti i signori anziani, signori e signori anziani, sia donne che uomini anziani, perché solo con l'età di anziani, certo, o gli ottantenni possono raccontare quello che è successo a Caletta, nei bombardamenti. Quindi, e lei è l'autrice. Questo libro si trova in circolazione, sì, da qualche, sì, parte? Sì, sì, si trova in circolazione. Per la generazione, io conosco solamente quello nazionale più grande, che è Amazon. Sì, Amazon, sì, lo conoscono tutti. Lo conoscono tutti, quindi hanno messo. Però a Livorno ci sono, ci sono 6 o 7 librerie che vendono questo romanzo. È un romanzo di. Infatti io l'altro giorno, quando mi avete gentilmente telefonato, volevo portarlo, poi mi hanno detto no, non portare nulla perché abbiamo tutto di te. Ah, allora, quindi, se no, l'ufficio non l'abbiamo, le immagini. Sì, se no avrei portato anche il libro, magari per leggere magari un filo. Ci sarà un'altra occasione. Un qualcosa. No, perché oltretutto è anche. Cioè, non perché mi riguarda me, è veramente, voglio essere obiettivo, è una bella storia. Perché è una bella storia? Perché l'ha scritto bene lei. Lei ha scritto veramente una storia bella. Perché, certo, bella. Vuol dire che te l'ha saputa raccontare. Sì, io attualmente quando apro bocca io non è che mi dice ora stai zitto. Anzi, mi dici stai zitto. Perché, invece quella signora lì chi è? Ecco, la signora lì è mia moglie. È quella che vive con me da 55 anni. Quindi è una grande sopportazione questa cosa, eh? No, è una grande gioia. Ma è bella anche questo, perché sì, oggi sì, 55 anni, 50. Chi ci arriva il rapporto di coppia? Infatti, la suggeritrice di poco fa è proprio lei, proprio mia moglie. Che si ricorda più cose di me. Sì, più cose di me, si ricorda, perché storica, ogni tanto io svalvo, capito? Certo. Perché fra tante cose che ho da fare, fra tante cose che ho da dire, a volte qualche nome, qualcosa mi sparisce, certo, e poi mi ritorna subito, però per lì mi sparisce. Insomma, noi siamo 55 anni che siamo insieme, ci siamo conosciuti che eravamo giovanissimi e siamo invecchiati insieme, che questa è la più bella cosa del mondo. Sempre, oggi come oggi i valori familiari stanno un po' svanendo, sì, no? Abbiamo 3 figli, nella vita, ecco, 3 nipoti, perché abbiamo 2 da una figlia, 2 sì, che hanno 32 anni. Poi c'è questo bambino che di 9 anni che gioca a calcio, e quindi il sabato scorso ha fatto addirittura 9 gol. Un piccolo Ronaldo. Sì, no, infatti lui è proprio sfigatato su Ronaldo, infatti lui è C-O-7, ecco, Cristiano Omar 7. È un, diciamo, un oggi è il simbolo di tutti, sì, i ragazzi. Sì, tutti i ragazzi, no? Sì, sì. Come prima c'era Maradona, come infatti, prima c'era Altafini. E tanti altri calciatori. Lui poi lo ha matto. Infatti il 19 di questo mese ha compiuto 9 anni e papà gli ha fatto la maglietta di Ronaldo. Senti, una domanda indiscreta. Quant'è, sì, che lei sopporta te e che te sopporti lei? Beh, ci sopportiamo te e due. Perché lei, mia moglie, da un pezzo a questa parte è testarda, voi sapete avere ragione. Hanno sempre ragione. No? Sì, perché ma questa poi, ma ora è esagerato. Ora, fuori il classico detto, io te l'avevo detto. Sì, no? Poi, ora è esagerata. È una cosa. Però a volte l'esagerazione è mezza medicina. Eh sì. Va bene. Nel tanto, come si dice? Nel tanto. Nella sta ci sta anche, sì, poco. Esatto, no? Tanto, poi al calare siamo sempre in tempo. Poi naturalmente anch'io non sono un secco di santo, questo è ovvio, perché anche io pretendo delle cose mie che siano sempre un po' perfette. Quindi diciamo quelle che smussa gli angoli, sì, e la moglie. Sì, eh? Sì, sì. Insomma, abbiamo un brutto carattere lei per il suo modo di opporsi, e un brutto carattere io. Mi dispiace anche, perché gli ho sempre detto, non è perché sono qui in televisione
che glielo dico perché sono in televisione, glielo ho detto anche di persona. A volte c'è un caratteraccio in cui io gli rispondo anche male, ecco. Ora io ti chiedo di pensare un attimo a tutto quello che si è detto, a tutto quello che hai fatto, una cosa o un'altra, poi ci sarà un minutino dove sarai te da solo con la tua mente. Sì. E in questo minuto dovrai raccontare, dovrai pensare a tutto quello che è stato fatto. È partito il minuto, io fa conto che io non ci sono. Beh, io sono fatto. Devi pensare dentro di te, riflettere. Senza parlare. Senza parlare. Non è facile pensare, dire niente, perché... È riflettere, no? La riflessione viene fatta sempre interiormente. E a volte ti viene il fatto anche di dire, ma ho detto bene, sono riuscito a convincere questa persona, oppure mi ha preso in giro, o io ho preso in giro lui, questo. È molto dura, a volte quando si chiede a una persona, rifletti. Perché è bello, come domanda è bella. E a volte è la risposta che dura. Capito? È la risposta che dura. Però con tutto ciò io sono abbastanza libero di mente e di pensiero e che tengo sempre conto di quello che dico e non rinnego mai niente di quello che dico io. Anche perché avendo vissuto e vivo con gli anni addosso che ho, l'esperienza mi ha insegnato che non devi mai incriminare niente di quello che hai fatto, naturalmente sempre nell'onestà più assoluta, perché quello che ci salva a noi come immortali, perlomeno quelli un po' sani, ecco, quelli. L'onestà e la dignità. Ecco, capito? Se sani debba veramente in questo caso qui riflettere per il futuro, che sia ancora meglio, sia per me stesso, sia per chi mi sta vicino. Sia quello che quotidianamente io ci lavoro. Qui ci abbiamo un video, no? Sì. Un bivio. Se la vita ti ponesse davanti a un bivio, svolteresti verso la vita che hai sempre condotto oppure svolteresti per cambiare qualcosa? No, io francamente non cambierei niente del percorso che io ho avuto, perché credo di essere un uomo fortunato, aver avuto il percorso che ho. Perché nascere già con l'apice in mano è un percorso di vita non facile, ma molto difficile da fare. Poi naturalmente tutto ciò che la vita mi ha dato, ho sempre sorriso, non ci ho mai pianto, ecco, è l'unica cosa che io tengo a dire, che io non ho mai pianto per una cosa che ho fatto e che non mi è mai piaciuto, perché tutto ciò che ho fatto l'ho fatto perché lo sentivo di fare. E nemmeno che mi hanno imposto, perché io faccio il regista, ma non ho mai studiato come regista. Sono pittore. Ce ne tanti oggi non hanno studiato per regista e le fanno. Sono pittore e non ho mai studiato pittura. Quindi scenografo, non ho mai studiato la scenografia. E poi sceneggiatore, ecco, sceneggiatore è un po' da trovare. La cosa cambia. Ecco, perché cambia? Perché cambia? Perché io ho tanta fantasia, ma li devi mettere parole, certo. E devi scrivere. E come scrivere bisogna sapere anche l'italiano. L'italiano perfettamente. Perfettamente italiano. In maniera, con quello che si vede oggi in giro, in maniera accettabile. Accettabile. Allora, io ti posso garantire che tutte le sceneggiature che io ho fatto, e ne ho fatte 8 di sceneggiature, tra cui su 8, 7 sono diventati film. Sono diventati. Quindi, cosa è successo? Che un carissimo amico, che è conosciuto anche nel vostro ambiente, l'ambiente televisivo, Giuseppe Abate, sì. Giuseppe Abate, io ho detto la storia
e lui me la scrive. Perché se dovessi scriverla io con la mia penna, scrivere, prendo la penna, mi metto lì con foglio e comincio a scrivere, ti puoi immaginare quanti orrori ortografici faccio. Orrori, neanche... Orrori. Perché questo? Ma questo mi perseguita. Mi perseguita perché quando io facevo le superiori mi fu dettato un tema, un titolo di un tema. Andaste al cinema, vedeste un film, è tornato a casa, hai cenato, pranzato no perché pranzato si mangia, non si mangia, non si pranza. Hai cenato, vai a letto, dormi, sogni, racconta a parole tue il tuo sogno essendo tu il protagonista di quel film che tu hai visto nel pomeriggio. Quindi non cambieresti strada? Non cambierai strada. Ho fatto così, ho fatto 7 pagine di protocollo con 19 errori. 19 errori. Bella idea, eh? No, per dire. Come vedi qui sei tutto è tornato a colori, no? Sì. Prima si era un po' sul bianco e nero. Vuol dire che siamo quasi arrivati alla fine del alla fine del programma. Storia. E mi dispiace, sai? Perché sei una persona simpatica, per cui mi ci trovo molto bene. Facciamo mezz'ora, in mezz'ora è una diamo la possibilità di raccontarsi. Sì. Gente che ha qualcosa da raccontare, no? Quindi personaggi che hanno bene o male. Come i. Non si guarda sempre le foreste, si guarda gli alberi, no? Però non si guarda mai sotto il sottobosco, no. Che era quello più importante, forse è più importante il sottobosco dell'intera foresta. Sì, sì, è vero, è vero. E quindi anche, diciamo, nella società di oggi, a volte sono molto più importanti le persone, quelle poi vengono definite comuni, che dei grandi personaggi. Quindi noi cerchiamo sempre di parlare con le persone comuni, perché hanno tanto da raccontare. Storie di... cinema, di televisione, storie personali, storie che bene o male. Poi le rivedi anche riflesse in cinema, le vedi riflesse in canzoni, le vedi riflesse in tantissime cose. Quindi noi ti ringraziamo. Io ringrazio voi per avermi ospitato. E naturalmente vi dico una cosa, io su questa televisione cambia titoli, cambiano scenografie, cambia tutto. Però non cambia personale, il personale è sempre personale amico, personale che tanti anni ho frequentato, come l'Alberto Artigiani. La storia della televisione, diciamo, della Toscana. Della televisione privata. Privata, della Toscana. Ecco. Non sono locali, Roberto Artigiani, il fratello, e tanti altri personaggi che non sto a lamentare, che sono tutti personaggi grandi, personaggi che hanno fatto la televisione e l'hanno fatta con la serietà, è questo che è quello che conta, la serietà. E sono stati sempre bravi conduttori, bravi operatori. Oggi come oggi la fai con serietà, la fai con sacrificio. Ora, qui non siamo su Canale 5 o su No, no, ma a volte... E le televisioni locali, le televisioni piccole come siamo noi, purché poi si vada in diretta in tutta Italia, quindi proiettiamo anche verso il nazionale, soffrono di mille difficoltà, difficoltà che non hanno le grandi, che vuoi la RAI per il canone, le reti Mediaset per... Tanta pubblicità, tanta conoscenza. Il bagaglio commerciale che hanno alle spalle, quindi il settore è molto più facile. Sì, però io una volta ho condotto un programma nelle vostre reti, La Voce dei Quattro Mori, almeno quattro puntate l'ho fatto. Ho fatto per 2 anni, bene, e ti dico francamente, ho trovato tanti consensi, veramente, e la televisione era contenta di questi consensi, poi naturalmente tutte le cose cambiano, cioè che a volte alcuni programmi vanno 10 anni, 5 anni, 9 anni, 8 anni. Vedi tu, un programma va bene, va fatto, se va non va fatto. Bene è inutile stare. Noi si è durato 2 anni, sono stati 2 anni di vita bella, bella con questa gente. Siamo a 16 secondi alla 14 secondi alla fine della sessione. Guarda il Tames. Sì, io guardo il Tames, allora io fine, diciamo, saluto naturalmente tutti i telespettatori e ringrazio per essere qui il signor Migliorini, mister Migliorini. Già sfumato, allora non vai c'è più con niente. I social, okay. Ci vediamo alla prossima puntata. Grazie, ciao, arrivederci.